Cody, uno studente liceale di 15 anni di Seattle, si è appena svegliato e svolge la sua routine come un normale adolescente, facendo colazione con la sua famiglia prima di andare a scuola. Subito dopo ci viene mostrato l'ufficio centrale dell'ERIS. Lì, uno scienziato di nome Dr. Connors sta presentando i risultati della sua ricerca davanti ai suoi superiori. Connors mostra le sue scoperte, dei nanobot in grado di assorbire le perdite di petrolio nell'acqua di mare. Tuttavia, Brinkman, il capo dell'azienda, sembra insoddisfatto dei risultati della ricerca di Connors perché vuole nanobot in grado di distruggere qualsiasi cosa, non solo di assorbire il petrolio. Brinkman chiede quindi a Connors di continuare la sua ricerca per creare i nanobot di cui ha bisogno. Altrove, diversi membri dello staff dell'ufficio della CIA stanno partecipando a una riunione in cui discutono della tecnologia creata dal dottor Connors. Il direttore della CIA è preoccupato che i nanobot che sta creando possono danneggiare l'umanità. Non si sa ancora cosa Connors e la sua organizzazione vogliono fare con questa tecnologia. Per questo motivo, come misura precauzionale, la CIA decide di iniziare un'indagine. Hanno difficoltà a trovare informazioni su Connors perché è uno scienziato molto riservato, quindi decidono di inviare un agente per avvicinare la figlia di Connors, Natalie. Il direttore della CIA nomina l'agente Cody, poiché ritiene che sia perfetto essendo l'agente più giovane che hanno. Il giorno dopo, a scuola, Cody si trova nello spogliatoio dei ragazzi dopo aver fatto educazione fisica con la classe. All'improvviso, la porta dello spogliatoio si apre e una donna dell'aspetto provocante entra nello spogliatoio e si avvicina a Cody. La donna, Ronica, si rivela essere un agente della CIA. Ronica è venuta a prendere Cody perché deve affidargli una missione. Tuttavia, alcuni amici di Cody prendono in giro Ronica. Infuriata, la donna dà una lezione ai ragazzi. Cody arriva all'ufficio della CIA e incontra il direttore, che lo incarica di fare amicizia con Natalie e di guadagnarsi la sua fiducia. Per portare a termine questa missione, Cody verrà trasferito nella stessa scuola di Natalie. A Cody viene fornita una paghetta di $5,000 e anche diverse altre attrezzature sofisticate come occhiali RGX, GPS, un orologio in grado di emettere elettricità e uno skateboard turbo. Poco dopo, Cody viene accompagnato da Ronica nella scuola di Natalie. Prima di separarsi, Ronica ordina a Cody di ricevere l'invito per il compleanno di Natalie, che si terrà il mese prossimo. Più tardi, Cody vede Natalie in classe e rimane subito affascinato dalla sua bellezza. Cody vuole avvicinarsi a lei, ma i bulli lo fermano. Uno dei bulli nota l'orologio che Cody indossa e decide di rubarlo. Tuttavia, quando strappa l'orologio, preme per sbaglio il pulsante, venendo colpito dalla scarica elettrica. Mentre i bulli sono distratti, Cody riesce ad avvicinarsi a Natalie. Tuttavia, Cody, che non è molto bravo con le ragazze, non viene preso sul serio da Natalie. Natalie si allontana con le amiche mentre ridono di lui e pensano che sia molto strano. Quel pomeriggio, Natalie sta aspettando il suo turno in un corso di guida. C'è anche Cody, perché il team della CIA ha organizzato gli orari di Cody in modo che coincidessero con quelli di Natalie. Tuttavia, le capacità di guida di Natalie sono ancora lontane dall'essere perfette. Di conseguenza, non ha ottenuto la patente di guida e questo la fa arrabbiare molto. Poi arriva il turno di Cody. Cody, essendo agente della CIA, è in grado di guidare l'auto a retromarcia senza urtare alcuna barriera. Supera quindi l'esame di guida e Natalie rimane molto impressionata dalle sue abilità. Passa un po' di tempo in cui Cody vive i suoi giorni nella nuova scuola come normale studente. Tuttavia, Ronica è arrabbiata perché Cody non è ancora riuscito ad avvicinarsi a Natalie. Gli dà quindi il numero della ragazza in modo che possa chiamarla. Tuttavia, quando Natalie risponde alla sua chiamata, Cody spegne immediatamente il cellulare perché ha l'ansia di parlare con le ragazze. Infastidita, Ronica riferisce questo problema al direttore della CIA. Sentendo il rapporto di Ronica, anche il direttore della CIA si arrabbia con Cody. Richiama Cody nel suo ufficio, dove alcuni esperti sono pronti per insegnargli tutto su come approcciare le ragazze. Dopo aver ricevuto l'addestramento presso l'ufficio della CIA, il giorno successivo Cody torna a scuola. Quando arriva nel cortile della scuola, nota Natalie appendere uno striscione alla parete anteriore dell'edificio scolastico. Improvvisamente, Natalie perde l'equilibrio e sta per cadere dalle scale. Cody corre allora a salvarla. In segno di gratitudine, Natalie invita Cody a partecipare alla sua festa di compleanno. Passa qualche giorno e arriva il compleanno di Natalie. Prima della festa, Ronica avverte Cody di fare attenzione e di mantenere segreta la sua identità di agente della CIA. Gli mostra anche la pianta della casa di Natalie e la stanza del laboratorio del dottor Connor in cui Cody deve infiltrarsi. Dopo che Ronica ha finito con le istruzioni, Cody parte con un'auto sportiva. Arrivato a destinazione, Cody viene subito accolto da Natalie. Adesso Cody non è più impacciato quando parla con lei. Poi le fa un regalo di compleanno, una collana, che le fa indossare subito. La collana è dotata di un dispositivo GPS in modo che Cody possa monitorare gli spostamenti di Natalie. Poi Cody inizia a camminare in giro e per caso vede il dottor Connors che sta parlando con Brinkman e il suo braccio destro, François. I due entrano in una stanza. In fretta e furia, Cody torna alla sua auto per recuperare la sua attrezzatura prima di seguirli. Cody si intrufola attraverso il tetto sfondandolo con un raggio laser. La stanza in cui è entrato è un laboratorio.
si fa strada attraverso le prese d'aria del laboratorio, riuscendo a schivare i sensori di allarme grazie al suo skateboard tecnologico. Quando Cody arriva nel punto che gli serve, usa una piccola telecamera per vedere cosa stava succedendo nel laboratorio. Attraverso la telecamera, Cody vede che i tre stanno testando la potenza dei nanobot sviluppati dal Dr. Connors. Si scopre che i nanobot liquidi possono distruggere qualsiasi sostanza a base di carbonio e tutti gli oggetti metallici. Ora Brinkman è contento e si congratula con Connors. Spiega quindi che la scoperta di questi nanobot dà alla sua organizzazione il potere di attaccare l'intero arsenale strategico militare in America e nel mondo. Se Connors si rifiuta di farlo, Brinkman ucciderà Natalie. Dopodiché i tre lasciano la stanza del laboratorio. A quel punto Cody entra in azione, scendendo di nascosto dai condotti a testa in giù. Riesce a recuperare i nanobot per farli esaminare in seguito nei laboratori della CIA. Inserisce i nanobot nella sua scarpa sofisticata, che gli permette di aderire al soffitto senza cadere. Purtroppo i nanobot, che hanno il potere di distruggere qualsiasi cosa, fanno sciogliere istantaneamente le scarpe, facendo cadere Cody sulla superficie del pavimento del laboratorio e attivando l'allarme del sensore. Capendo che qualcuno sta rubando la loro invenzione, Brinkman ordina a François di tornare al laboratorio. Fortunatamente, quando François arriva, Cody è già riuscito a risalire e nascondersi nel condotto di ventilazione per fuggire. Quando sta per entrare nella sua auto, Cody viene improvvisamente avvicinato dai bulli. Quest'ultimi lo prendono in braccio e stanno per gettarlo in piscina. Ma Cody, che ha ricevuto un addestramento alle arti marziali, li attacca e li sconfigge con estrema facilità. Purtroppo, questo incidente porta al licenziamento di Cody come agente della CIA, dato che la sua copertura è saltata dopo che i giornali hanno reso pubblica la vicenda. Ronica riprende i suoi documenti di agente segreto, gli ordina di stare lontano da Natalie e di non interferire più in questo caso. Cody lascia Ronica deluso. Il giorno dopo, il campanello di casa di Cody suona. Cody apre la porta e rimane molto sorpreso quando vede chi è venuto a casa sua. Si scopre che Natalie vuole portarlo fuori a pranzo. I due si recano quindi in un ristorante e chiacchierano intimamente. Finché, alla fine, Cody decide di rivelare a Natalie il segreto per cui si è intrufolato in casa sua. Tuttavia, prima che lo possa dire, improvvisamente François e i suoi uomini arrivano per rapire Natalie. Cody reagisce prontamente attaccando François e portando via Natalie da lì. Tuttavia, gli scagnozzi sono troppi, rendendoli difficile affrontarli tutti insieme. Cody riesce a sfuggire, ma Natalie purtroppo viene catturata. Ora che hanno Natalie, possono fare pressione su Dr. Connors per programmare i nanobot più velocemente. Quando torna a casa, i genitori di Cody lo rimproverano perché è tornato dopo la mezzanotte. I genitori lo mettono quindi in punizione e gli impediscono di uscire di casa. Non potendo discutere, Cody va subito in camera sua. Lì vede il fratello minore che gioca con le sofisticate attrezzature che ha ricevuto dall'ufficio della CIA. Cody prende uno degli strumenti e scopre dove si trova Natalie. Dall'ologramma della mappa vede che Natalie è tenuta prigioniera nel quartiere generale dell'Eris. Vuole salvare Natalie, ma il fratello lo avverte che non può uscire di casa perché è ancora in punizione. Cody regala $5,000 per far tacere il fratello. Cody si intrufola nell'ufficio della CIA per prendere alcuni oggetti di alta tecnologia di cui ha bisogno. Poi si reca al quartiere generale dell'Eris sulle montagne innevate. Nel frattempo, nell'ufficio della CIA, il direttore scopre che Cody è riuscito a intrufolarsi e rubare alcuni oggetti dall'ufficio. Sfoga la sua frustrazione su Ronica prima di ordinargli di trovare Cody e riportarlo qui. Con il suo snowboard, Cody scende le montagne finché non rimane incastrato in un albero. All'improvviso arriva Ronica. Cody è sorpreso di vedere che Ronica sia riuscita a trovarlo così facilmente, ma Ronica spiega che lo snowboard che Cody sta usando ha un GPS installato. Poi Cody e Ronica si recano al quartiere generale dell'Eris. Una volta entrati, si dividono. Cody cerca Natalie, tenuta prigioniera in una delle stanze, mentre Ronica è impegnata a disseminare alcune piccole bombe all'interno della base. Purtroppo, la loro posizione è stata scoperta da François e dai suoi uomini grazie alle telecamere. Entrambi vengono catturati, ma Cody riesce a fuggire fulminandoli. Poi, Ronica lancia il telecomando della bomba a distanza che Cody riesce a prendere, prima che gli uomini di François la portino via. Nel mentre, Brickman conduce Natalie in una stanza. Minaccia di gettare i nanobot sulla testa di Natalie se Connors non finisce il suo lavoro. Vedendo ciò che Brinkman sta per fare, Cody preme il telecomando della bomba, distruggendo parti dell'edificio. Ronica riesce a fuggire. Sfruttando il caos della situazione, Natalie afferra un nanobot e lo mette in bocca a Brinkman. I nanobot reagiscono immediatamente e fondono la testa del cattivo. Poi, Cody installa una bomba in grado di distruggere l'intero edificio. Tuttavia, non riescono a fuggire in elicottero perché le porte dell'hangar sono bloccate. Di conseguenza, Cody torna al piano di sotto per accogliere i nanobot e li lancia contro la porta dell'hangar, distruggendolo all'istante. Nel mentre il timer sulla bomba raggiunge lo zero. Fortunatamente, tutti riescono a fuggire giusto in tempo. Alla fine del film, Cody viene convocato nell'ufficio della CIA, dove il direttore lo elogia per aver risolto con successo il caso. In cambio, il direttore della CIA è pronto a esaudire tutte le richieste di Cody.
Tuttavia, Cody chiede solo una cosa, e cioè di procurare a Natalie una patente di guida. Qualche tempo dopo, Natalie sfreccia in auto insieme a Cody, e poi la coppia trascorre del tempo insieme, godendosi la splendida vista del tramonto. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.